contenuti principali sono quello principale è l'aumento della paga base di circa 62 euro. Poi abbiamo ampliato anche altri 3 punti che sono l'indennità di alta montagna, di mensa, cioè il rimborso per le spese di mensa e un'indennità diciamo, all'operaio, all'addetto che guida il furgone per il trasporto dei dipendenti. Questi sono i punti salienti. Questo aumento da 62 euro, che è l'aumento che abbiamo dato noi con il contratto provinciale, si aggiunge alle 119 euro che erano state date già dal contratto nazionale rinnovato. Perciò diciamo che non è tantissimo, però diciamo, una boccata di ossigeno per i dipendenti ci sarà. 4.000 addetti del settore edilizia, quante imprese sono coinvolte? Circa 750 imprese. E circa 4.000, come lei ha detto, dipendenti. È un contratto che esce fuori anche da alcuni anni di trattative, poi c'è stato anche il fermo Covid. Insomma, siamo abbastanza soddisfatti, è stato anche un buon segnale di sinergia tra noi e le organizzazioni sindacali. Parlare di ANCE in questa fase storica significa parlare più che di Covid, di super bonus per la ricostruzione. Ci sono un sacco di perplessità da parte di chi ha usufruito di questi lavori col timore di dover pagare. Le aziende cosa dicono oggi? Le aziende dicono che, io dico sempre, faccio sempre una battuta, si poteva fare meglio. Adesso con il decreto che è passato al Senato ci dovrebbe essere, diciamo, un pochino una svolta per riattivare le cessioni. Speriamo che sicuramente passerà anche all'altra Camera e questo darà un po' di respiro perché hanno tolto un po' di responsabilità agli enti che acquistavano i crediti. E magari ci si alleggerisce un po' lo stato delle cose. L'edilizia della mano invece come sta globalmente? Guardi, l'edilizia della mano, noi abbiamo la doppia, diciamo, abbiamo un doppio impulso perché c'è anche la ricostruzione post-sisma. Adesso devo dire che l'ufficio di ricostruzione sta tirando fuori le pratiche in maniera celere. Diciamo che in questo momento c'è tanto lavoro e il paradosso è che hai tanto lavoro e tanti problemi legati alla manodopera, al caro materiali, caro gas, luce, cose che voi conoscete benissimo. Se non fosse per queste cose, adesso diciamo che è un momento in cui non possiamo dire che non c'è lavoro, forse ce n'è anche troppo.